questa. Buon pomeriggio dallo stadio Lancellotta, quinta giornata di campionato, si gioca Reali Isernia Samb. I padroni di casa si schierano in campo con Marconato in porta, poi Ricci, Mingione, Pollidori, Maglione, Digno, Berardi, Maruggi, l'ex attaccante della Samb, Ciccio Covelli, Alessandri e Petrone. Risponde la Samb con Piagnerelli fra i pali, Marini, Nicolosi, Cucù, Bordi, Mengo, Zazzetta, Rulli, Boinea, Di Vicino e Napolano. Partiti. Alessandri prova subito il lancio in avanti per un attaccante. Ma c'è Nicolosi a fare guardia, riparte la Samb, Zazzetta. Zazzetta si guadagna un fallo laterale. Da Covelli, ora può ripartire il Real Isernia con Alessandri, si gira Alessandri, pesca Covelli, sbilanciata la Samb, Nicolosi rimane su Covelli, poi Covelli mette in mezzo e libera la difesa rosso-blu, c'è Di Vicino che serve nuovamente Rulli, ma la battuta è troppo lunga, fa buona guardia Mingione. Fasi confuse, Napolano, Bordi, ancora Napolano, resiste Napolano, poi il pallone per Voinea, pescato in fuori gioco, non male l'idea di Napolano. Va la battuta Alessandri, Piagnerelli, indeciso, pallone che termina in fallo laterale, sono rimasti a terra due giocatori. Uno per parte. Pollidori. Alessandri. Attacca l'Isernia. Ricci. Traversone in mezzo. C'è Covelli, il colpo di testa. C'è il gol di Ciccio Covelli. C'è il gol dell'ex. Al 14° minuto il colpo di testa di Covelli. Real Isernia che passa in vantaggio. Samb alla rimessa laterale. Cucù prova a mettere in avanti per Voinea, lotta Voinea. Attenzione, c'è Napolano che subisce fallo, non sembra così per il direttore di gara, c'era sembrato un fallo su Napolano. Napolano. Zetta, cross in mezzo, contrato, il pallone è lì, ora Zazzetta cercato Di Vicino, pallone intercettato, ora Mingo lotta con Covelli, recupera Maruggi, pallone recuperato da Napolano, servito Zazzetta, cross in mezzo di Zazzetta, Maglione mette fuori, ancora Napolano, Napolano subisce fallo da parte di Pollidori sul pallone Napolano e Di Vicino, c'è anche Zazzetta. Parte Napolano col destro, la sua terra debole. Servito Petrone, prolunga per Covelli, ancora Petrone. Per un attimo Mengo, poi la botta di Pollidori. Rulli Di Vicino, cross in mezzo, c'è Voinea che stoppa di petto, poi viene anticipato ma non è finita, c'è ancora Bordi, cross di nuovo in mezzo per Voinea, Rulli prova a servire Napolano, non può arrivare Napolano, basta che ti sposti. Alla battuta del calcio di punizione andrà Alessandri. Pallone in mezzo dove stacca indisturbato il giocatore biancoceleste. Piagnerelli.
Alessandria la battuta del calcio d'angolo, stacca Maruggi di vicino, serve Voinea, deve girarsi Voinea, ancora per di vicino, poi prova Cuccu il tiro, è alto. C'è il fischio del direttore di gara, si fa riposo sul risultato di 1-0 a favore dell'Isernia. Ci risentiremo per la ripresa. È iniziata la ripresa di Isernia Samb. Decide fino a questo momento il gol di Covelli. Nicolosi, cercare Voinea, fa guardia Maglione, esce Marconato. Sam in possesso di palla con Bordi, Rulli di vicino, vicino prova il lancio per Napolano, l'anticipo di Ricci ma recuperato Zazzetta. Napolano prova il tiro, Napolano da lunga distanza, pallone al lato, recuperato Gramacci, Rulli, l'apertura per di vicino, posizione regolare di vicino, che pesca Marini, in area Marini, all'indietro per Voinea, che si divora un'occasione, rimessa laterale a favore del rossoblù, Storani, si accentra Storani, prova la conclusione Gramacci, la respinta di Marconato ma non è finita, di vicino in mezzo, ora crea qualche pericolo la Samb, di vicino alla battuta del calcio d'angolo, pallone in mezzo ma si dovrà ripetere, l'arbitro ha visto qualcosa che non va, qualche contatto di troppo. Diciottesimo minuto, calcio d'angolo per la Samb, pallone in mezzo che attraversa tutta l'area, c'è Mengo, pallone che termina fondo campo, prova la battuta, pallone intercettato, Alessandri per la ripartenza dell'Isernia, ancora Alessandri, pallone di ritorno per Parisi che mette in mezzo, c'è Marini, si rifugia in calcio d'angolo, pallone al centro, mette fuori Voinea, c'è Petrone, il tiro di Petrone, c'è la doppia di Isernia, è andato al tiro di sinistro Petrone sulla respinta di testa di Voinea e l'Isernia raddoppia. Quando siamo giunti al 24esimo della ripresa, alla battuta il neo entrato Fiorentino, Alessandri fa fuori Mengo, va al tiro Alessandri, nessun problema per Piagnerelli, su un giocatore rosso-blu, può ripartire la Samb, Zazzetta, palla al piede Zazzetta, apertura per Storani, Storani a contro Ricci, entra in area Storani, poi prova il tiro di destro, costretto ad indietreggiare, mette dietro per Pollidori, servito Alessandri, ora Mingione, Alessandri dal limite, la battuta alta, Samba che non trova spazi, Mengo cerca e trova Puglia, aggancio di Puglia, si accentra Puglia, prova a superare un uomo, da Zazzetta, cross in mezzo di Zazzetta, cioè Voinea anticipato e poi la battuta di Rulli alto, di vicino sul pallone, va di vicino, pallone al centro, staccato Covelli, calcio d'angolo per la Samb, sempre Giorgio di vicino alla battuta, pallone in area, stacca Mengo che non arriva, poi è stato il colpo di testa di Marini,
l'aveva battuta naturalmente Alessandri, anzi no, stavolta va Covelli e c'è l'intervento di Piagnerelli che mette in angolo. Se ne sta andando il primo dei tre minuti di recupero. La battuta del calcio di punizione di Vicino. Prova direttamente la battuta in porta di Vicino. Respinge Marconato. È stato Panico l'ultimo a toccare. Bordi alla rimessa verso Mengo. Zazzetta. E termina in questo istante l'incontro. Isernia batte la Samb 2-0 con le reti di Covelli al 14esimo, il raddoppio ad opera di Petrone al 69esimo. Samb dunque che esce sconfitta dal Lancellotta.